È una procedura relativamente moderna, ancora poco pubblicizzata, in cui intervengono più figure professionali. Le figure professionali coinvolte sono sostanzialmente il neurologo, che sono appunto io, e poi ci sono le altre due figure professionali che sono i radiologi, i neuroradiologi e i neurochirurghi, che insieme riescono a risolvere uno dei problemi neurologici più frequenti e per i quali spesso non esiste una terapia medica vantaggiosa, che è il tremore. Il tremore è un sintomo di due malattie molto frequenti, che sono il tremore essenziale e il tremore in corso di malattia di Parkinson, un po' meno frequente, e per il quale, come ho detto poco fa, non esiste un farmaco diciamo specifico, quindi con un'azione specifica sul tremore, che spesso è quindi difficile da controllare. La fase iniziale è la selezione del paziente, quindi identificare il paziente che abbia la diagnosi corretta e che quindi possa essere sottoposto secondo i protocolli, diciamo, indicati e suggeriti al trattamento con ultrasuoni focalizzati. Il tremore essenziale è la forma di tremore più frequente nella popolazione generale, al contrario di quanto si possa pensare. In realtà la gente identifica il paziente che trema con il paziente con malattia di Parkinson, invece più spesso è una forma di tremore che viene definita essenziale, essenziale perché non se ne conosce la causa. Una malattia in cui il tremore è il sintomo cardine, in assenza di altri sintomi invece che caratterizzano la malattia di Parkinson. Quindi sostanzialmente nel caso del paziente con tremore essenziale, laddove noi identifichiamo il paziente che è candidabile al trattamento con ultrasuoni, è quasi come se guarissimo la patologia. I criteri sono, ripeto, sono molto semplici, sono quelli della diagnosi, poi vengono utilizzate delle scale che valutano l'intensità del tremore, la sua frequenza, sono scale che valutano anche le difficoltà che il paziente ha nello svolgere delle comuni attività della vita quotidiana. Un esempio banale per noi è quello di poter prendere un bicchiere d'acqua e bere. Questi pazienti, per esempio quelli con tremore essenziale, hanno a volte necessità di qualcuno che li aiuti a poter bere, quindi a poter sollevare il bicchiere e portarlo alle labbra per poter bere. Dico, questo è uno dei classici esempi, ma la scrittura, l'impossibilità a porre la firma su un documento o a scrivere due righe su un foglio di carta, anche utilizzare il cellulare oggi uno strumento quasi indispensabile nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. Le controindicazioni sono di diverso tipo e in genere sono le controindicazioni dovute a problemi di tipo psichiatrico, problemi di tipo generale, anestesiologico generale. Un'altra controindicazione è se il paziente ha impiantato una protesi metallica, per cui non può fare la risonanza magnetica. È un intervento chirurgico cosiddetto non invasivo, cioè un intervento chirurgico che si fa senza dover utilizzare il bisturi, senza dover appunto fare incisione cutanea oppure delle craniotomie, cioè dei fori nel cranio, per poter ottenere lo stesso effetto che in passato si otteneva con l'intervento chirurgico. Sostanzialmente che cosa succede? Che per curare o quantomeno per alleviare i sintomi di queste malattie, parliamo del tremore per esempio, per far sì che il tremore possa diminuire, è necessario in quei pazienti in cui non si ha una risposta terapeutica mediante l'utilizzo dei farmaci, è necessario provocare delle piccole lesioni localizzate in modo molto preciso profondamente nel cervello, in alcuni, diciamo, in alcune strutture anatomiche che noi chiamiamo bersagli. Nel caso del tremore essenziale, questo bersaglio si trova profondamente nel cervello in una parte di un nucleo molto importante che si chiama talamo. Esattamente, dobbiamo andare nella porzione più ventrale, cosiddetto talamo ventrale intermedio, e fare una piccola lesione. Praticamente il paziente indossa un casco e viene posizionato dentro la risonanza magnetica. Questo casco poi invierà dei fasci ultrasonori da diverse posizioni che appunto penetrano attraverso il cranio da angolazioni diverse e convergono e si focalizzano esattamente su quel bersaglio di cui dicevamo prima. Aumentando la potenza di questi ultrasuoni, in quel punto dove i fasci si focalizzano aumenta la temperatura.
aumentando la temperatura si provoca la lesione. Ecco quindi che noi abbiamo in sintesi la possibilità di curare un paziente affetto da tremore, sia esso tremore essenziale o sia esso tremore parkinsoniano, senza dover fare un intervento chirurgico classico, ma facendo questa procedura, diciamo, del tutto non invasiva. Poi ci sono altri vantaggi tecnici, a parte il fatto della non invasività, cioè la precisione che noi riusciamo, a ottenere, la precisione con cui posizioniamo questa lesione è submillimetrica. Con l'intervento chirurgico classico non potevamo essere così precisi. E c'è un terzo vantaggio. Noi, mentre che facciamo questa lesione, in tempo reale, siccome il paziente viene posizionato dentro la risonanza magnetica, vediamo il formarsi della lesione nel momento in cui eroghiamo gli ultrasuoni. Qual è il vantaggio? Che se per qualsiasi ragione questi ultrasuoni non vanno a posizionarsi laddove noi vogliamo che vadano, ecco che possiamo correggere, possiamo quindi variare, il nostro planning, la nostra procedura. In parole povere, questa tecnica, oltre che essere efficace, oltre che essere non invasiva, è anche sicura. Si tratta di una tecnica, direi non invasiva, perché di fatto l'unico discomfort per il paziente consiste nell'applicazione di un casco stereotassico, il che prevede il decalvamento del paziente, deve purtroppo aver tagliato tutti i capelli, dopodiché, l'unica cosa è quella di fare con una piccola anestesia locale l'applicazione di quattro viti che devono essere fissate al cranio. Questo permette al paziente di stare per tutto il tempo necessario sotto guida RM, senza fare alcun movimento del capo. Capite che si tratta di una tecnica che prevede una precisione di localizzazione estremamente elevata, quindi non è immaginabile alcun piccolo movimento. Al di là di questo disturbo per il paziente collabora da sveglio a tutte le fasi della procedura, anzi la sua risposta in termini clinici con l'annullamento del sintomo, avete sentito dire che questa tecnica ha grandissimi effetti sul tremore, soprattutto sul tremore essenziale, ma anche degli interessanti spunti nell'ambito del Parkinson tremorigeno e sul dolore neuropatico centrale. Il paziente a un certo punto ci dice, con dei movimenti che vengono sollecitati, che il sintomo sparisce o diminuisce in maniera significativa. Quindi capite che è una metodica che, a differenza della radioterapia che nel passato è stata utilizzata, ma con la logica di vedere il risultato dopo molto tempo, perché la radiazione ionizzante utilizzata in radioterapie provoca danni nel tempo e quindi in realtà non c'era questa sincronia di comportamento tra l'esame e la risultanza. Qui l'abbiamo invece in termini diretti, perché il paziente e il medico osservano l'uno per l'altro la riduzione o la scomparsa del sintomo. Vorremmo anche dire che l'Istituto di Radiologia, il Dipartimento di Scienze Radiologiche, è stato il primo in Italia a introdurre questa tecnica, peraltro applicata a un magnete da 1,5, perché la precedente esperienza europea e internazionale era stata effettuata con magneti da 3 Tesla. Noi abbiamo iniziato nel 2015, all'inizio ovviamente era una procedura sicuramente con un approccio sperimentale, e questo ci ha anche un po' obbligato ad avere le giuste dovute cautele nei confronti dei pazienti che si sottoponevano per la prima volta in Italia a questo tipo di trattamento. Ed nel 2015 abbiamo trattato mediamente da 1 a 2 pazienti al mese, ed nel corso degli anni abbiamo progressivamente aumentato questi numeri. Siamo arrivati adesso a fine 2018 a trattare fino anche a 8 pazienti al mese. Questa necessità di incrementare il numero di trattamenti dipende anche dal tasso di successo che abbiamo avuto e la conseguente lista d'attesa che si è creata. Quindi abbiamo un'enorme quantità di pazienti che ci richiede di essere sottoposta alla procedura, a fronte di un limitato numero di pazienti che realmente poi possono essere sottoposti alla procedura, in quanto è previsto ovviamente un percorso di screening, di selezione dei pazienti che possono realmente arrivare a effettuare la procedura, e pazienti che invece vengono esclusi perché viene suggerita una terapia alternativa, una terapia medica, o perché viene fuori la presenza di una qualche controindicazione all'esecuzione del trattamento. Nella nostra casistica, che comunque è assolutamente sovrapponibile alle casistiche internazionali degli altri siti che nel frattempo hanno installato l'apparecchiatura a livello europeo e prevalentemente negli Stati Uniti, vede un tasso di successo, se ad esempio parliamo di tremore essenziale,
potenziale che è prossimo al 97-98%. Significa che quindi il 97-98% di pazienti sottoposti a questa procedura per risolvere il sintomo tremore, nel caso di pazienti con tremore essenziale, immediatamente dopo la procedura ha una risoluzione pressoché completa del sintomo nel più del 90% dei casi. La rimanente quota, quindi il 7-10% dei casi, ha una lieve permanenza del sintomo che comunque consente al paziente di poter eseguire le più comuni attività della vita quotidiana. Quindi comunque il tremore non è più un problema per questi pazienti. Nel rimanente 2-3% di casi abbiamo avuto quello che in ambito medico viene definito un insuccesso terapeutico, perché abbiamo avuto dei casi in cui il tremore è tornato, abbiamo avuto una recidiva di tremore, e questi sono pazienti in cui è pensabile pianificare una nuova procedura per ottimizzare il risultato. O in alcuni casi ci sono stati dei pazienti che non hanno sopportato la permanenza all'interno del magnete, per cui hanno interrotto la procedura, quindi non siamo riusciti a portare a termine la procedura. È vero anche che negli ultimi mesi abbiamo ottimizzato notevolmente il percorso che questi pazienti seguono per arrivare alla procedura, e anche il tempo di procedura è notevolmente ridotto, per cui dalle 5 anche 6 ore per un trattamento che era il tempo medio richiesto intorno nel 2015-2016, oggi un paziente viene sottoposto a questa procedura con un tempo medio di circa 2 ore e mezza, 3, che rende ovviamente la procedura molto più gestibile anche da parte nostra, oltre che facilmente sopportabile dal paziente.